Pace a tutti e ben sintonizzati e connessi su Radio Messaggio Cristiano. È appena iniziata un'altra trasmissione che, come sempre, vi terrà compagnia con l'ascolto di alcuni cantici e anche qualche lettura tratta dalla Bibbia. Iniziamo subito col primo cantico. Buon ascolto a tutti, sempre da Radio Messaggio Cristiano. Stiamo ascoltando I cieli raccontano. Raggiunge i nostri cuori, i cieli raccontano la gloria tua, Signore. Infatti ogni cosa che sta sulla terra e nel cielo ci parla di Dio e ci racconta la sua gloria. Mm.
Voli di rondini leggere, voli di un'ultima danza, mentre il buio avanza, mentre il cielo si spegne in un delirio di colori. C'era nell'aria come un coro, c'era ma era troppo profondo. Io restavo a piangere finché io capì, attraversando la malinconia, dove il giorno, tu sei il giorno sempre resta, dove il giorno, pieno giorno intorno è sempre festa. Nubi sfumavano su in alto, nubi che erano volti e puledri. Io restavo a piangere finché io capì, attraversando la poesia, dove il giorno, tu sei il giorno sempre perso, dove il giorno, pieno giorno e pieno è l'universo. E canta la tua gloria, mio amore, che si va spegnendo e muore. Canta gloria, solo tu sei la vita senza fine, gloria, solo tu rimani gloria, tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria, ogni lutto chiama forte tutto. Canta gloria, solo tu sei pienezza di infinito, gloria, solo tu sei vita, gloria, tutto è un canto di te. Rughe negli occhi dello specchio, rughe di un campo appassito. Ma perché finire poi? Io lo capì attraversando la mia nostalgia. Dove il giorno, tu sei il giorno e tu sei la bellezza. Dove il giorno, pieno giorno e sempre giovinezza. E canta la tua gloria, mio amore, che si va spegnendo e muore. Canta gloria, solo tu sei la vita senza fine, gloria, solo tu rimani gloria, tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria, il lutto chiama forte il tutto. Canta gloria, solo tu sei pienezza di infinito, gloria, solo tu sei vita, gloria, tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria, ogni lutto chiama forte il tutto. Canta gloria, solo tu sei pienezza di infinito, gloria, solo tu rimani gloria, tutto è un canto di te. Abbiamo ascoltato E canta la tua gloria e adesso invece ascoltiamo Tutto mi parla di te. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. I miei occhi hanno visto la tua potenza, le orecchie hanno udito le tue parole, tu hai vinto la morte. Per questo io vivo, non nasconderti ai miei occhi, Signore, ho bisogno di te. Signore, ho sentito le cose più belle.
sorgi dentro me. Adesso voglio leggervi alcuni versi dal capitolo 2 dell'Evangelo di Luca. Ora, in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirinio era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazaret della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. E lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia». E ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini, su cui si posa il suo favore. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: «Andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere». Stiamo ascoltando Gesù e la stella. Gesù è la stella, è luce che brilla, il cielo e la terra cantano a lui. Viene il Signore, la luce si espande come l'aurora, illumina il mondo, tutto risplende ed ogni vivente dà gloria a lui, dà gloria a lui. Che i suoi angeli danzano e cantano con noi. Gloria al Signore, gioia del cuore, luce dell'anima. Gloria al mio Dio, sazia il mio cuore, Lui che mi illumina. È un amore immenso dentro di me. Gesù è la forza, l'onnipotente, re della storia, signore del tempo. Gesù è la grazia, l'amore infinito, tutta la terra dà lode a lui. Splende ed ogni vivente dà gloria a Lui, dà gloria a Lui. Anche i suoi angeli danzano e cantano con noi. Gloria al Signore, pace del cuore, gioia dell'anima. Gloria al suo nome, voglio gridare senza fermare. Dentro di me.
un amore immenso vive dentro di me. E questo amore che Gesù ha messo dentro ognuno di noi, noi dobbiamo ridarlo a Lui e anche al nostro prossimo. Infatti Gesù ha dato un nuovo comandamento, ovvero amatevi come io ho amato voi. Non puoi amare Dio dicendo è la mia vita. Se poi non ami il fratello che hai davanti a te, Dio ci vuole uniti e noi dobbiamo volerci bene, volerci bene. Uniti nella carità della famiglia sua, noi con lui insieme. Puoi amare Dio e dirgli se la mia vita. E poi non vive coi fratelli in piena unità. Quella che mi c'era fa di tre persone Dio una cosa sola, una cosa sola. Quella che qui in terra mostra il paradiso che disse a noi Gesù. Io vi do, figli miei, un comandamento che nuovo è il mio. Io vi do, figli miei, un comandamento. Noi per avere la certezza di non sbagliare dobbiamo seguire, perché vogliamo seguire, quella che è la via, la verità e la vita.
qua giù, dolce il tuo nome Gesù, l'unico nome all'uomo donato per la sua salvezza. Fra tante stelle lucenti del cielo, la mia stella è Gesù, che brilla sul mio sentiero finché giorno sarà. Abbiamo così insieme seguito il giro della valle, che ci rappresentava Gesù in varie maniere descritte nella Bibbia. Adesso stiamo ascoltando Provvidenza. Buon ascolto a tutti da Radio Messaggio Cristiano. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi, noi nelle tue mani. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci liberi. Noi ti riconosciamo, tu sei presente, sei tu in tutto quello che accade e che c'è. Tu trasformi ogni sofferenza in grazia, chiedendo proprio tu.
fa sentire. Come già annunciato, abbiamo ascoltato insieme Provvidenza. Adesso invece ascoltiamo Il giorno del Signore. L'Eterno viene con le sue schiere, con i santi angeli del cielo. Chi potrà resistergli? In alto si oscurerà il sole, la luna non darà più il suo splendore. Chi potrà nascondersi? Ma io sarò in quel giorno nella gloria del mio re, esulterò di gioia nella sua dimora. Faccia a faccia il Signore.
faccia a faccia il Signore, faccia a faccia il Signore, nella dimora del Signore, nella dimora del Signore. Ma io sarò quel giorno nella gloria del mio Re, esulterò di gioia nella sua dimora in cielo. Abbiamo ascoltato il giorno del Signore. Nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, dal verso 26, sta scritto: «Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: "E chi dunque può essere salvato?" Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: "Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio." E Pietro prese a dirgli: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito." Allora Gesù, rispondendo, disse: "Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno primi." Ascoltando Su di una nuvola. E se morto tu sarai, io ti risveglierò, ma se ancora tu vivrai, allora ti tramuterò e salirai sul cielo in un dolce volo. Allora mi contemplerai se mi aspetti con fedeltà. La nuvola in verità, la mia voce risuonerà potente ed io ritornerò da te e tu beato allor sarai se mi aspetterai vegliando, se la tua lampada accesa avrai, nel cielo tu mi seguirai. Presto io ritornerò, all'improvviso tornerò, tutto è pronto nel mio regno, sì, ritornerò.
ma il tempo nessuno sa. Sarà come uno sposo che per un viaggio parte, beato il servo che al suo ritorno gli aprirà appena giunge, perché lo sposo lo servirà alla sua tavola eterna. Su di una nuvola tornerò, su di una nuvola in verità, la mia voce risuonerà potente ed io ritornerò da te, e tu beato allor sarai, se mi aspetterai vegliando, se la tua lampada accesa avrai, nel cielo tu mi seguirai. Regno sì, ritornerò. E noi, come le cinque vergini avvedute, vogliamo farci trovare con le lampade accese e con l'olio pronto. E per farci trovare in questa maniera dobbiamo seguire gli ammaestramenti che ci dà il Signore. Ed è per questo che vi invito a cercarci su internet, per trovarci su Facebook e YouTube, dove potete seguire tutti i culti registrati che vanno in onda sia via radio ma anche appunto su internet ogni martedì e venerdì sera. E vi invito anche ad ascoltare le dirette della domenica mattina, sempre del fratello Nino. E sulla nostra pagina Facebook ogni sera potete trovare il versetto del calendario, accompagnato da un breve commento sempre del nostro pastore. E vi ricordo che questi versetti sono stati sorteggiati tempo prima con preghiera. E sempre sulla nostra pagina potete trovare la lettera universale che ci parla del ritorno di Gesù appunto per il millennio. E per qualsiasi informazione potete liberamente chiamarci a questo numero 349 64 11 232, o se volete potete scriverci via mail a pastore@rmcr.it. Sua, tu parlane a Lui. Quando non vedi, quando l'incertezza nel tuo spirito, parlane a Lui, parlane a Lui. Quando il giorno muore, ma il tuo cuore vive, parlane a Lui. Accendi il fuoco e di lei mi buio, parlane a Lui. Oh, oh.
quando la famiglia si ritrova e l'amore ti unisce coi fratelli tuoi, tu parlane a lui. Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito, parlane a lui finché dirà: non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Che Gesù per te sempre amato sia presente ad ogni tuo battito del cuore, che Gesù per te sempre conosciuto sia il respiro di ogni momento che tu vivi, che Gesù per te sia la vita, il richiamo amico che sei desideri. Sempre conosciuto, parlare a lui. Sia il respiro di ogni momento che tu vivi. Quando la famiglia si ritrova, che Gesù e l'amore ti unisce con i fratelli tuoi, vita, tu parlare a lui. Richiamo amico che segue incondizionatamente. Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito, Gesù sarà. Parlare a abbiamo ascoltato Parlane a Lui e adesso passiamo alla lingua inglese con il cantico dal titolo È meraviglioso Signore, e ne approfitto per salutare chiunque si trovi all'ascolto che parla questa lingua. In your heart,
up my hands and ask you to guide me, Lord. Hold me tight in your heart and with your love surround my life. Forever, forever with you. Quando Gesù tornerà per regnare mille anni sulla terra, sarà proclamato da ogni persona da qualsiasi parte del mondo il Re dei Re, il Signore dei Signori. In uno dei campi della vallata si è acceso un fuoco bellissimo. Da calore colora i prati e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno tutti si volgono là, perché un labirinto di paradiso scende fin dentro l'anima. E vola in alto dove come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella sua mente, dove ha pensato pure te. Quale sarà il tuo posto nel disegno immenso di te? Che via, che strada sarà la tua? Parla in alto dove Dio, e dona la vallata, la vita, quello che sei, da tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede. Ma vola nell'infinito, nei campi della vallata, mille fiamme già spuntano, per dare luce ai prati intorno e mille rugiade brillano. E vola in alto dove Dio, e dona la che lui ti chiede, da tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito, da tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede, da tutto a lui e non pensare.
Vogliamo chiedere al Signore senza paura qual è il nostro posto in questa terra, in modo che Lui ci faccia capire qual è il nostro compito, in modo che possiamo servirlo. E vogliamo chiedergli quindi di mettere un sigillo dentro di noi, e poi ogni problema e qualsiasi cosa, allora la presenteremo a Lui, perché Lui conosce tutto. Gli occhi tuoi son come una colomba, la veste tua è bianca più che neve. Tu risplendi di gloria agli occhi miei. Questa luce non si oscuri in te. Tu sei bello mio divino sposo, gli occhi tuoi sono come fiamma ardente. Tu risplendi di gloria nell'immenso. Cielo tornerà. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te. Nel mio cuore non regni mai, oh Signore, altro Dio, altro Re. Fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso, mio Gesù. Niente mi separi mai da te. Niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio. Fedele tra le spine, siedi ai piedi miei qui tra gli ovili. Il colore dell'oro prenda le ali, il profumo dei gigli il tuo cuore. Oh Signore, io vedo questo mare. Gli occhi tuoi son come una colomba. Tua veste è bianca più che me. Resta ancora con me, non mi lasciare. Tu risplendi di gloria agli occhi miei. Tu conosci le ansie. Questa luce non si oscura in te. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te. Nel mio cuore non regni mai, oh Signore, altro Dio, altro Re. Fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso, mio Gesù. Niente mi separi mai da te. Niente mi separi mai da te. Niente mi separi mai da te. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione o la distretta, o la persecuzione o la fame, o la nudità, il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né vita, che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Tutto questo lo potete trovare nell'Epistola ai Romani, capitolo 8, dal verso 33 all'ultimo, fino al 39. Adesso ascoltiamo Mai più guerre. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. Cambiarlo, andando dalla riva del cuore fino in fondo. Siamo solo una luce in un mare di stelle che nel silenzio accendono la notte. Siamo liberi di stare qui a guardare o metterci a gridare. Le cose che accadono intorno come in un film. L'amore è un soffio di vento, non fa mai rumore. L'amore è un passo di danza al ritmo del cuore. Se guardiamo al cielo, la notte finirà, si potrà volare. Signore, no more war, no more war.
Abbiamo ascoltato Mai più guerre e adesso ascoltiamo Si può ricominciare. Se vuoi ti servirò, ti prego dammi solo un po' di amore. Ho perso la mia pace, la mia dignità, ho sprecato tutto ed ora sono qua. Io ti cercherei in ogni angolo del mondo, mi mancano i tuoi occhi e il tuo sorriso. Sarai con me per sempre, scolpito nel mio cuore, perché ti ho fatto a immagine di me. Ti parlerò, mi parlerai. Ti abbraccerò, mi abbraccerai. Ti stringerò, mi stringerai. Ti perdonerò e tu mi perdonerai. Si può ricominciare puntando dritto al cuore. L'amore non è un sogno dopo il buio, può tornare ancora il giorno. Si può fermare il tempo spegnendo ogni rancore. Si può Senza amore, tanto non vivremo mai. Senza amore, non vivremo. Senza amore.
E dopo aver ascoltato Si può ricominciare, ascoltiamo insieme l'ultimo cantico dal titolo Guidami, sul quale vi saluto dandovi appuntamento alla prossima volta. Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano. Passano gli anni anche per me, quanti son passati già da quel giorno che, Signor, io ti ho incontrato. Penso alla strada che ho percorso insieme a te, penso alla mano tua che ha guidato i passi miei. Quante gioie e felicità, quante prove e difficoltà, spesse volte nella distretta, ma la tua mano mi ha sorretto. Ora guardandomi indietro io posso dire solo che sol per il tuo amore, oh Dio, sono arrivato qua. Guidami, Signor, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo che per me. Passano gli anni ed altri un po' passeranno su di me, presto vecchio diventerò alla fine dei giorni miei. Ma quale gioia sarà in me concludere la vita mia col Signore a me vicino, nella morte e nell'eternità. Guidami, Signore, tutti i giorni. Ed un posto sia nel cielo che per me. Guidami, Signor, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele. Ed un posto sia nel cielo che per me.